Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Vigasio sull'incidente che ha visto coinvolto questa mattina intorno alle 11 un bimbo di 3 anni che si trovava all'interno dell'asilo nido di via Cesare Battisti. Dai primi rilievi effettuati sembra che il piccolo sia rimasto troppo tempo all'interno di una piscina gonfiabile che era stata allestita all'interno della struttura. Quando le operatrici si sono rese conto che il bambino aveva perso i sensi, lo hanno tirato fuori dalla vasca e praticato le prime manovre di emergenza, allertando i sanitari del 118. Il piccolo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso e ora si trova in terapia intensiva.